Quindi continuiamo la seconda parte di questa prima lezione. Andiamo a vedere lo scopo della legge sulla sicurezza, vero? Che è questo appunto 81-2008, vedere quali sono gli aspetti, diciamo, principali che questa legge ha introdotto. Allora, la prima è una parte, diciamo, è un po' il cuore della novità di questa legge, che ogni lavoratore diventi parte attiva della sicurezza. Cioè, ognuno di voi la mattina recandovi a lavorare, contribuite alla sicurezza del posto di lavoro. Perché recandovi a lavorare in maniera innanzitutto lucida, senza uso di droghe o di alcol, e soprattutto attivi a rilevare eventuali problematiche sul mondo del lavoro, questo può aiutare l'azienda a migliorarsi, e a rendere l'ambiente di lavoro più sicuro. Primo fra tutti, cercando di essere voi a non mettervi in pericolo. Chiaro? Poi un altro elemento fondamentale è un elemento più di tipo legislativo, rendere le regole oggettive, quindi chiarire bene a ciascuno qual è il suo compito, qual è la sua mansione, affinché tutte le volte che si deroga sia chiaro che in quel momento non rispettiamo la legge. Chiaro? E che quindi di fronte a un infortunio sia chiaro ciò che è stato violato. E quindi chi lo doveva fare non l'ha fatto, chi è responsabile? Senza se, senza ma, vero? Ma io credevo, ma io pensavo, no. È chiaro ciò che è il tuo compito, se questo compito non l'hai svolto, sei responsabile. Quindi chiarire bene la posizione e il ruolo, una volta che sei il ruolo, ognuno sa che competenze deve avere e cosa deve fare. La mancanza di questo è un elemento per cui voi potete chiedere, come vedremo attraverso delle figure di riferimento, chiarezza. Chiaro? Cioè il fatto di non poter operare in sicurezza dovuta a una miriade di situazioni è un elemento per cui voi avete dei riferimenti a cui riferirvi e segnalare la problematicità. Il trascurare ciò vi rende complici. Chiaro? Quindi stabilire un organigramma della sicurezza. Voi, diciamo, dovrete conoscere due organigrammi, quello dell'azienda, che è fatto dal vostro capoturno, dal vostro responsabile, ma anche quello della sicurezza. Quali sono le figure della sicurezza a cui riferirvi in base a problematicità che riguardano il luogo di lavoro in termini di sicurezza? Stabilire regole per la formazione, e questo è abbastanza chiaro. Voi oggi siete a fare questo corso con me, in quanto io, persona qualificata a farlo, voi sapete che dovete fare almeno un certo numero di ore per ottenere una qualifica che vi permetta venerdì di iniziare l'attività lavorativa. Chiaramente ci sono delle regole che devono essere rispettate anche nella formazione. Come vedremo successivamente, la formazione è la parte attiva che dicevamo prima della sicurezza, cioè prevenire, perché se io ti formo sulle sue responsabilità, ti metto in grado di svolgere di fare il tuo lavoro nel modo migliore. Come vedremo, un altro degli elementi fondamentali che l'azienda poi vi dovrà introdurre è insegnarvi il vostro lavoro. Quali sono i pericoli, come si utilizza la macchina, come si mette in sicurezza, come ci si comporta di fronte a certe situazioni d'allarme, quindi come evitare situazioni di pericolo. Perché sicuramente, come tutti gli stabilimenti di produzione, siete in presenza di energia meccanica, spesso anche di energia termica, che quindi sono fonte di rischio elevato. Chiaro? Cioè dove c'è il movimento e dove c'è la temperatura, il rischio di farsi male è massimo. Finché le cose stanno ferme, non c'è energia, già meglio. Quando le cose si muovono, sicuramente lì ci si può fare veramente male. Chiaro? L'obiettivo finale è appunto ridurre il costo che grava sulla società. È chiaro, l'infortunio perché grava sulla società? Perché si va in malattia, c'è l'INPS, ci può essere una degenza ospedaliera, ci può essere un'assistenza a casa, ci può essere un'ambulanza, tutta una serie di servizi alla persona che costano e gravano su tutti.
Vediamo un attimo brevemente una storia. Quando è nata nel 2008 questa legge, con l'articolo 81, successivamente però doveva essere recepita, perché la competenza della legge è regionale. La legge invece è di tipo nazionale. Quindi le regioni dovevano trovare un protocollo di comune accordo che mettesse tutti d'accordo D'accordo. riguardo a cosa? Riguardo alle regole per la formazione. Chi poteva farle, chi può rilasciare l'attestato, tutto quello che è la procedura che alla fine vi rilascia un foglio di carta che vi dice che voi siete donne e che potete lavorare in un ambiente ad alto rischio. Tutto questo è arrivato solo nel febbraio 2012, ben 4 anni dopo. Questo che vuol dire che tutti i corsi fatti dal 2008 al 2012, che ci sono stati perché era un business, sono falsi. Perché non esisteva l'ente accreditato che poteva rilasciare la certificazione. Cioè, se io vi rilascio la patente di guida mia, con il mio marchio, non vale nulla. La patente di guida vale se è rilasciata dal Ministero. Chiaro? E questo è un po' il concetto. Vediamo, poi ci entreremo in maniera più dettagliata, perché questa è la parte fondamentale, le figure di riferimento della sicurezza. Quello abbiamo detto noi che abbiamo. E sono ovviamente il datore di lavoro, che rimane il responsabile ultimo della sicurezza. Vedremo che lui ha delle responsabilità a cui deve sempre sovrasedere e che non può derogare. Quindi lui di fronte a un infortunio è certamente responsabile. Poi abbiamo l'RSPP, responsabile di sicurezza, prevenzione e protezione, è colui il quale si può chiamare il regista. Chiaro? È colui il quale deve far funzionare bene la macchina. Poi abbiamo il medico, perché voi come sapete siete sottoposti sia a visite periodiche, sia alla visita di primo ingresso, che è di stabilire l'eventuale situazione della persona che lavora affinché non possa attribuire all'attività lavorativa certe patologie pregresse che già erano presenti al momento dell'inizio dell'attività lavorativa. Periodicamente vengono poi fatte delle visite per verificare la vostra idoneità all'attività lavorativa o denunciare eventuali situazioni di problematicità. Altro aspetto importante, non vi riguarda direttamente, se siamo coinvolti in un'attività lavorativa che comporti l'utilizzo di macchinari come muletti, carro ponte e quant'altro, oltre a fare un'altra formazione, siamo soggetti anche al controllo a sorpresa dell'alcol e della droga. Poi abbiamo il preposto. Quando avete visto, passavano preposti. Il preposto sono, diciamo, delle figure di tramite tra l'RSVP, che è colui il quale che guida, e i vari reparti, che ovviamente un'azienda come questa che ha molti reparti non può da solo una figura controllare tutte le fasi lavorative, ma c'è una figura identificata che è appunto il preposto, reparto per reparto, che è compito di fare, diciamo, da guardiano, tra virgolette, e controllore che le cose vengano fatte secondo le regole. Ovviamente tutte queste figure devono avere una formazione specifica per poter svolgere questa mansione. E soprattutto, siccome sono mansioni legate spesso anche a una responsabilità penale, perché se succede un sinistro, indirettamente con questa responsabilità potrebbero essere tirati in causa, sono comunque ruoli che uno deve accettare per esplicito, non te li possono imporre. Chiaro? Infine abbiamo l'RLS, che è, diciamo, il rappresentante dei lavoratori. Ecco il quale, come vi dicevo prima, vi in qualche modo ascolta le vostre segnalazioni se l'attività lavorativa non è sicura. Vero, se voi incontrate dei problemi nell'attività lavorativa per cui percepite un rischio ricorrente nello svolgere la vostra mansione, ci sono appunto questa figura dell'RLS che ha appunto il compito di recepire le vostre segnalazioni e di adoperarsi affinché il vostro problema trovi una soluzione. Infine abbiamo lavoratori che in un gergo calcistico sono appunto i goleador, cioè coloro i quali finalizzano il tutto. Cioè, se il lavoratore è distratto, se il lavoratore è menefreghista,
Se il lavoratore è incurante di tutte quelle che sono le procedure, le segnalazioni, le attività, chiaramente il rischio lavorativo sale alle stelle, non solo il suo, ma di tutte le persone esposte che si trovano in un'area pericolosa. Chiaro? Perché se voi conducete mano un macchinario e questo, creando una non conformità, fa partire un pezzo a tutto fuoco, colpite una persona, ovviamente questa persona è vittima della vostra negligenza lavorativa. Chiaro? Infine, ora una cosa che a voi non vi riguarda direttamente: se l'azienda ha dei cantieri esterni, deve poter esportare all'esterno la sicurezza. Ogni cantiere ha il suo rischio e pericolo, quindi l'azienda viene a conoscenza attraverso l'RCS, il coordinatore di sicurezza, dei pericoli in quel cantiere e poi vi educa sui pericoli e su come comportarvi col cosiddetto piano operativo di sicurezza nell'ambiente di lavoro pericoloso, che è diverso da quello standard. Chiaro? Ora, chiaramente io domani vi farò presente i rischi specifici, generici, di un'attività lavorativa a rischio alto. Chiaramente poi voi, sulla base delle parti dove siete destinati, vi dovranno fare una formazione specifica sui rischi specifici dell'ambiente lavoro dove voi lavorerete e come comportarsi in presenza di certe situazioni di pericolo. Questo è fondamentale. Questo è un po' il sunto di tutto. Alla fine di tutto questo, voi cosa avrete? Avrete un attestato di formazione, va bene? Che è vostro, personale. Quindi se un domani vi licenziate o da questa azienda o dall'agenzia interinale, comunque l'attestato rimane in possesso da una validità di 3 anni. Molte volte le agenzie non lo rilasciano, ma per ignoranza del partecipante. Perché comunque, indipendentemente da chi fa questo corso, da chi ve lo paga, l'attestato è personale. Molte volte le aziende ve lo fanno ripetere perché non vogliono rischiare. Tanto senza fare questo corso, sta più o meno, glielo fa rifare e me ne frego. Però teoricamente non è così. Cioè non è che l'attestato vale per la Colussi o vale per Tizio e Semproprio. L'attestato è generico e vale 3 anni. Questo Allora, andiamo a definire alcune cose fondamentali che potrebbero essere ricorrenti nel corso di queste lezioni, e sono: che cos'è l'incidente e che cos'è l'infortunio. Allora, cos'è l'infortunio? Abbiamo già un po' detto. L'incidente è un po' diverso dalla malattia professionale, perché la malattia professionale si manifesta l'eventuale infortunio nel tempo, vero? Cioè io posso trovarmi in un ambiente di lavoro angusto. Pensate voi all'Ethernet, nei quannoni, questa generava tumori dopo anni e anni, perché soprattutto le patologie di tipo chimico si manifestano in tempi molto lunghi. Prima si parlava di patologie di tipo psicologico, è chiaro, uno stato di stress nasce nel tempo, non nel giorno stesso in cui si manifesta la situazione, e soprattutto una situazione reiterata. L'incidente invece è un qualcosa che avviene immediatamente, in un tempo brevissimo e in maniera repentina e improvvisa, senza preavviso, chiaro? E può causare infortunio. Non tutti gli incidenti, fortunatamente, causano infortunio. Cos'è quindi la parola rischio e infortunio? Quello abbiamo detto anche prima, no? Il rischio è la probabilità che un evento nefasto avvenga. Vado a lavorare tutte le mattine, svolgo una mansione, quella mansione la svolgo 1.000 volte, una volta mi faccio male, il rischio infortunio è un millesimo. Oltre a questo, per valutare la pericolosità, devo valutare la magnitudo. Che cos'è la magnitudo? È la prognosi conseguente a un infortunio. Cioè mi faccio male, quanto tempo mi ci vuole per riacquisire il benessere. È chiaro che se l'infortunio addirittura mi crea una perdita permanente, o di vista, o di udito, o di tatto, o proprio fisico, di dito, piede, gamba, la magnitudo va ad aumentare. Più giorni di prognosi ho, più magnitudo ho. Perché è importante il rischio e la magnitudo? Perché
perché grazie a queste due definizioni l'azienda deve fare una lista di pericoli. Quali sono i maggiori pericoli che la mia azienda presenta al lavoratore? Per fare questo valuto il rischio e la gravità. Di fronte al rischio e gravità decido dove intervenire prioritariamente. Ed anno per anno devo dimostrare di aver fatto una valutazione dei rischi ed essere intervenuto in quelli che sono i rischi a maggiore pericolosità. Quindi può essere più pericoloso un evento meno probabile, ma più con magnitudo maggiore. Avviene 10 infortuni ogni 1.000, però quando avvengono la prognosi è di 3 giorni, vabbè, avviene un solo infortunio ogni 1.000, ma quando avviene uno muore, è chiaro, va privilegiato il secondo. Chiaro? Quindi, in base alla valutazione dei rischi, decido dove intervenire, dove migliorare, con l'obiettivo di ridurre il rischio residuo, come abbiamo detto all'inizio. Questo è un obbligo delle aziende. Chi è che valuta rischi? L'RSVP, lo vedremo domani. È l'unica attività che il datore di lavoro può delegare, la valutazione dei rischi. C'è tutta una serie di formule per calcolarli in base alla combinazione grave, pericoloso, ricorrente, va bene. Questo però è il vostro compito. Vediamo ora ecco cos'è l'antinfortunistica. L'antinfortunistica è quella, chiamiamola scienza, che se scienza non è, che ha il compito di ridurre l'infortunio, o meglio, di ridurre la pericolosità. Quindi ridurre il rischio e ridurre il danno, la magnitudo. Quali sono gli strumenti che l'antinfortunistica usa? Si chiamano misure di prevenzione o misure di protezione. Prima di andare avanti, andiamo a definire la prevenzione e la protezione. Fare questo, noi abbiamo il tempo che scorre nell'asse delle X, e abbiamo il rosso, che è il momento in cui l'incidente avviene. Vedete, il tempo è brevissimo perché, come abbiamo detto, l'infortunio, l'incidente dura un tempo molto piccolo, chiaro? Ed avviene in un istante non prevedibile. Quando meno me l'aspetto, pam! Si definiscono le misure attive o preventive tutte quelle che svolgono in un tempo precedente al sinistro, quindi questa fascia temporale, prima che il sinistro avvenga. Si definiscono passive o protettive tutte quelle misure che avvengono in un tempo successivo all'incidente. Ora è chiaro, se vi fa la domanda, se avessi 10 euro da spendere, è meglio spenderli nelle misure preventive o in quelle protettive? Ovvio. Se evito l'incidente, sicuramente non mi faccio male. Se l'incidente avviene e mi devo proteggere, c'è il rischio che la protezione non sia efficace e mi faccia del male. Vi faccio un esempio: mi metto il casco, casco a un masso di 1 kg, il casco mi protegge. Casco a un masso di 200 kg, muoio lo stesso. Il casco non mi salva. Quindi prevenire è che non caschi nulla. Proteggere è il casco. È ovvio, è meglio che il casco non caschi, che il sasso non caschi. Chiaro? Per chiarire meglio questo concetto, ho fatto degli esempi nel mondo dell'automobile. ABS, sapete che è l'ABS, vero? L'ABS è prevenire. Se freno meglio, evito il sinistro, vero? Controllo di trazione. Se entro in curva e il sistema interviene e impedisce che perda l'aderenza della ruota, impedisce che perda la traiettoria e che vada fuori strada. Attività migliore che previene la formazione. Se ti formo, ti fa capire dove sono pericoli, ti fa capire come ti devi comportare,
ti do un modus operandi, ti fa conoscere le procedure che sono fatte apposta per evitare il pericolo, ti educo a non farti male. Si parla di protezione, tipi a protezione sono dispositivi individuali, casco, guanti, scarpe, che come vedremo sono comunque un obbligo del datore di lavoro che vi deve fornire. Ma più importanti dei DPI sono i DPC, i dispositivi di protezione collettiva, tutto il sistema antincendio, le scale di sicurezza, le eventuali cappe aspiranti, le messe a terra degli impianti, tutti i salvavita, le cappe aspiranti, tutte le protezioni delle macchine, sono dispositivi collettivi e che anche vanno privilegiati perché colpiscono una quantità maggiore di protagonisti. Andando avanti in questa disamina, abbiamo la cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza, se non urto, non serve a niente. Serve al momento urto, ma se urto a 200 all'ora la cintura di sicurezza non mi salva perché mi viene addosso tutta la macchina. Quindi è inutile avere la cintura, mi si schiaccia contro di me e muoio lo stesso. Invece andare io verso la lamiera e la lamiera viene verso di me e quindi fa danno. Stesso concetto è l'airbag. L'airbag salva entro certi limiti. Si attiva solo dopo l'urto. È un protezivo, non è un preventivo. Poi abbiamo un'altra, la maschera facciale. Se lavoro in un ambiente dove c'è il periodo di inalazione, mi metto la maschera, evito le inalazioni, mi danneggio i polmoni. Salvavita, evita che prenda la scossa. Magnetotermico, evita la sovrasollecitazione dei motori e che possa prendere fuoco l'azienda. La cappa aspirante, chiaro? Questi ultimi sono tutti la messa a terra degli impianti, vero? Impedisce che gli impianti vadano in tensione. Ovviamente i dispositivi di protezione sono classificati in base a tre categorie. A seconda dell'ambiente di lavoro. È chiaro, voi sarete in un ambiente ad alto rischio, per voi tutti i dispositivi devono essere S3, quindi rischio massimo, va bene? Quindi anche la scarpa infortunistica deve avere la massima protezione. Protezione sotto, protezione sopra, contro lo schiacciamento. Chiaro? Questo è un po' lo scopo, no? Della protezione. Da cosa devono proteggere? Da strumenti meccanici o prodotti detergenti, corrosivi, guanti, urto con oggetti caldi, protezione alla temperatura, fenomeni atmosferici, quindi se io entro e esco da dei frigoriferi devo avere un abbigliamento idoneo, vibrazioni o urti lievi che possono danneggiare o fisicamente lombociatalgia e quant'altro o rendermi sordo, azione lesiva da raggi solari. Esposizione al solare. Bene, anche la seconda parte di questa parte è finita. Qui sarebbe previsto la pausa, ma ovviamente l'abbiamo già fatta. Noi chiudiamo questa parte e andiamo alla prossima.